A Torino è scoppiata la febbre da Eurovision Song Contest. La temperatura sale all'avvicinarsi della finale. Voce quindi alla protesta ambientalista, ma anche e soprattutto alla musica e ai protagonisti che si contenderanno la palma del vincitore, come la band della Moldavia. Here in Italy, Torino, Eurovision 2022. Hey ho, let's go, folklore and rock and roll. Join the train, be our guest. Chișinău, București și Torino. Che figata! Piazza Castello resterà nel cuore anche di Rosalyn, rappresentante dell'Armenia e più giovane in gara. Hello, Euronews, my brother. Ciao Euronews, mio fratello vi guarda sempre. Essere la più giovane, tra le più giovani, qui allo Eurovision Song Contest significa molto per me. Mi insegna che talvolta i sogni possono realizzarsi molto prima del posto. Step in one, two, where are you? You're still in my heart. Nel cuore di Torino anche un'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Ucraina. La competizione è competizione, nessuno sa come andrà a finire. Sono però certo che in questo momento tutti tifano per l'Ucraina. Magia dell'Eurovision Song Contest anche per chi non ce l'ha fatta, come la boy band slovena LPS, Last Pizza Slice, l'importante è stato partecipare. Esibirsi su quel palco per noi era un sogno da sempre, ce l'abbiamo fatta, quindi siamo davvero molto contenti. Hi, Euronews from Turin.